lo sapevo, siamo all'ultimo quarto di finale con le due Proloco che sono riuscite a ritornare qui in studio grazie al ripescaggio. La Proloco di Pantianicco, capitanata da Greta, l'applauso, complimenti per il vostro risultato. Avete ottenuto diversi coupon anche oltre ai like sui social. Invece tantissimi like per la Proloco di Furgari nel Friuli. Eccoli qua, capitanata da Walter. Bentornati. Lui non ha bisogno di like perché piace già a tutti. È il nostro Claudio Romanzin. Eccolo. Elegantissimo. Olio, dimmi, mandi. Elegantissimo, ma sempre con la barba lunga. Parse che mi sono sbagliati, siccome cadi nelle settimane e Pasqua, io mi ero sbagliato con Nadal, versione Babbo Natale. Va bene, ma stai bene. Sì, per mio orca in cross. Con la cravatta stai bene. Soi biel, dai. Sì. Allora. Voi ragazzi siete pronti? Prontissimi. Greta, sei pronta? Walter anche? Certo. Forse Walter è più preparato perché ha studiato tutto su Pantianicco. Oddio. Non proprio tutto. Non invece proprio voi? Tutto. Ah, loro tutto hanno studiato. Certo. Su Furgari nel Friuli, non su Pantianicco. No, non avete sbagliato paese, no? Ah, va bene. Però partiamo con i quiz classici. Sapete che dovete utilizzare le vostre pulsantiere, quindi i vostri telefoni. E siamo pronti per vedere il primo cubo virtuale e quindi il primo argomento della serata. Pronti? Via col cubo. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. L'alabarda è il simbolo della città di Trieste, ma di che colore è? Gialla, nera, rossa, bianca, A, B, C, o D. Forgaria dice gialla. Pantianicco ha ancora la possibilità di rispondere. E dice C, invece, ragazzi, è bianca, sullo sfondo rosso, no? Loro sono sbagliati per quello. Han scambiato la barda col scoot. È blind, anzi, per la precisione è color arint, però praticamente blind. Caduta una storia, ma la conterai un'altra volta, perché che ti vedo già in difficoltà. No, più che altro volevo dirti che partiamo così 0-0, non togliamo punti, Quindi è un po' riscaldamento, diciamo così, è un riscaldamento. Ok, adesso andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento, vediamo. Enogastronomia, 15 secondi da 2 a 5 punti. Quale località friulana contende a Treviso l'invenzione del tiramisù? Pieris, Pordenone, Cividale, Udine? Forgaria. Sono stati i primi a rispondere, anche se Pantianicco sapeva la risposta perché ho sentito anche da qua. Sì, però mi ha detto non abbiamo ricevuto la tua risposta. Sai perché? Perché loro l'hanno data prima. Ah, ok. Per quello, sono stati velocissimi. Mangiate tiramisù voi, a pacchi proprio, e quindi non potevate non sapere questa risposta. Me l'ha suggerita lui, comunque. Lui. Anche tu mangi tiramisù? Oh, ma io lo faccio anche. Oh, ah, ma hai portato un pezzettino qui. Ma anche, lo mangi prima io. Comunque Pieris, se qualcuno dice Tolmezzo anche. No, allora, è una situazione un po' imberdeata, perché che... allora, disin che sono diverse località che a disin il tiramisù lo viene inventato, anche Turin, anche dopo in Veneto, appunto, Trevis, Tumiec, Pieri. Disin che alle tutta sta capire, intendisi c'è che vuol dire il tiramisù, ecco. Perché che un conto le si chiama il nome al nome, un conto si chiama alla ricetta. Perché che, per esempio, Pieris si chiamava Coppa del Vetturino. Ah. L'hanno fatta tagliare in 50 e per esempio non aveva però il mascarpone, aveva il zabaion. Allora, disin che l'importante è le mangia bene. Va bene. Ok, l'abbiamo capito. E quindi vediamo il punteggio. Forgaria ottiene i primi punti, sono 4, Pantianicco a 0. Quindi andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento. E intanto Pantianicco si riscalda, no? Territorio da 2 a 5 punti, 15 secondi per pensarci. Cerneo, Torlano, Monteprato, Ramandolo sono frazioni di quale comune? Reana del Royale, Nimi, Starcento, Cormons. Forgaria è velocissimo, Walter è velocissimo. È bravo anche sulle frazioni, sono zone che frequenti. Ramandolo, insomma, è quello che ha dato
Il là, nella risposta. Capisco, okay. Ha detto una questione di mangiare e bevi, insomma. vi darò dopo, ci che succede. Va bene. Qui siamo lenti, diciamo, no? Grazie. Vabbè. Seguo... Cosa segui? Il tuo precedente capitano? Sì, certo. Perché c'è questa lentezza, Pantianicco? Vabbè, dai, ma non... Cioè, siamo solo all'inizio, non preoccuparti. Andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Sport, parliamo di Brian Cristante, unico friulano nella nazionale di Mancini. In quale squadra gioca? Roma, Atalanta, Milan, Benfica? Qua Walter anche sul calcio non sbaglia, eh? No, veramente ho dei suggerimenti fantastici. Perfetti, quindi arriva o da qui o di là, poi insomma. E quindi praticamente tu sei solo che schiacci il bottone. E schiaccio il bottone, io eseguo e basta. Al frac il bottone. Al frac il bottone. E salterà qualche dubbio. E invece qua non si fraga niente. No, io, a Pantianico. Io fraco, ma fraco sempre dopo, capito? Ah, va bene, dai. Io profitti, no, me par di, che il puer sacramento, no, di Brian Cristante, che dopo che si la sfurra ormai dai mondiali, però l'ha fatto un partito, finalmente il mes passato, l'ha fatto giuiare, si è deciso e vinto. Magari a saperlo a metterlo dentro prima, magari, ma va bene, dai. Vabbè, ma non parliamone, dai, che siamo no. Per questo andiamo avanti, vediamo il prossimo argomento, perché Pantianico adesso deve prendere mano in tutti i sensi, certo. con la pulsantiera, vediamo. Cultura, qui avete più punti e più tempo per pensarci. Quale di queste cittadine non è compresa nel circuito dei borghi più belli d'Italia? Venzone, Sesto Arreghena, Aquileia, Gradisca di Sonzo. Anche Nicco dice Venzone, non è corretto. No, noi diciamo che non è compresa, Venzone invece è tra i borghi più belli d'Italia. Quindi chi è non è compresa tra queste è Aquileia. Bravo, qua applaude solo Claudio. Ho vinto, mi hanno battuto i manchi, lo sai. Aquileia, corretto Claudio, vuoi ricordare? Sì, allora, hai avuto che chiacchierare di Aquileia o dei borghi più belli d'Italia? Allora, borghi più belli d'Italia so tutto, in Friul, Talanest Region, ande Tredis. Sì. Che a son, vado in ordine? In ordine alfabetico. Vino fin domani mattina. Allora, Gradisca di Sonzo, in provincia di Gorizia, Sappada, Venzone, Fagagna, Palmanova, Clauiano e Strassoldo in provincia di Udine, Cordovado, Polcenigo, Valvasone. Sesto Arreghena, Valvasone, Poffabro e Toppo di Travesi in provincia di Pordenone. So bravissimo. Tutto. Le sa tutte, il nostro Claudio, bravo. Ti sei confusa, ma almeno insomma hai dato la prima risposta, insomma, hai visto che funziona. Mi è partito il dito, capito? Là era la prima e via. Vabbè, dai, adesso... È arrivato il momento del proverbio in friulano, quindi cara Greta, tocca a te e alla tua squadra. Avete la possibilità di conquistare 5 punti, quindi di recuperare qualcosa. Andiamo a vedere in grafica, con l'aiuto del nostro filologico di fiducia, leggiamo il proverbio. Nanche il tian al mof la code par divan. Ecco, noi vogliamo sapere che cosa si intende dire con questo proverbio in friulano. Quindi Greta, hai il tempo della pubblicità per pensarci assieme alla tua squadra e poi ti daremo la parola. Se sbagliate, toccherà a Forgari rispondere. Okay. Quindi ci vediamo tra poco, lo sapevo. Eccoci, bentornati a Lo Sapevo. Eravamo rimasti con il proverbio, lo rivediamo perché anche a casa si saranno chiesti quale sarà la risposta corretta, eccetera. Lo rivediamo in grafica e poi sentiamo la proloquo di Pantianicco. Nanche il tian al mof la code par di bant. C'è anche la versione 2, nanche il tian al mene la code par di bant. Vai, non cambia niente. Ok.
Greta, provaci. Allora, neanche il cane muove la coda per niente, no? E non si fa niente per niente, ogni cosa deve avere un ritorno, insomma. Ecco, allora, i chiappi par bon, quel che ha detto prima, cioè che non si fa niente per niente, che è proprio la risposta, nessuno fa niente per niente, quindi just, e va benissimo. Bene. 5 punti, bravo. Conquistata! Un applauso a noi! Di solito si dice, per mettere in guardia, rispetto a qui, per esempio, che tu hai di fronte magari un che si mostra tan generoso, no, che ti regala robe, che ti fa, e c'è che il vulve, sot, ecco, no? Come tipo quando ti telefoni a casa, offriamo il 20% di sconto sul prossimo contratto telefonico. Ah, ok. Ecco, quindi... che robe lì, no? Così, queste sono le esperienze di Claudio Romanzin, poi portate anche nei proverbi, ecco, giusto? 5 punti conquistati da Bantianico, allora vediamo la situazione. Delle due Proloco a questo punto 20, Forgaria, Bantianico 5, ma ci sono altri quiz, c'è il gioco in friulano, c'è un altro proverbio e poi c'è il gioco dell'avversario, quindi non preoccupatevi perché è solo l'inizio. Allora andiamo subito a vedere il prossimo cubo virtuale, vediamo il prossimo quiz, l'argomento. Enogastronomia, 15 secondi. Presnitz, tipico dolce triestino e goriziano. A quale occasione si prepara tradizionalmente? Natale, Epifania, Pasqua e Capodanno? Forgaria dice Natale, Bantianico anche Natale, e invece no. Ragazzi, avete detto tutti Natale, ma Natale non c'è il panettone. Sono andata, no, sì, boh, ma non è neanche il panettone, per carità. No, ma insomma, la domanda è stata mettuta a queste. Cadi una settimana e Pasqua, insomma, Niente, nessuno lo mangia, tutti gli uovi di Pasqua mangiano qua. Io. O la mela di Pasqua, cosa mangiate a Bantianico? La mela di Pasqua? Quindi con la sorpresa dentro, con il vier. Va bene, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Naturalmente non togliamo punti in questo caso. Territorio, 15 secondi da 2-5 punti. La località turistica di Sella Nevea è compresa tra gli Hof di Montasio e il Monte Mangar, Durano, Coglians o Canin? Forgaria dice Canin ed è corretto. Walter, sei giri per quelle zone? O lo sapevi così? No, lo sapevo, comunque si gira, no? Poi andavo in Valrese, che è dall'altra parte, insomma. Ecco. Insomma, bazzichi anche in quelle zone, anche Claudio, no? Ma sì, non tanto per sia che io non sono buono e dopo no, ti sai che non mi plasma neanche più di tanto, però io i frus di portare. No, mi plasma a e anche la mia femmina tante, e il Gilberti, la supersora, no? Mi rifugio, mi le chiaminate, tu mangi ben, torni su. Bene, allora andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti, sì. Scopriamo il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento, vediamo. Cultura, avete 30 secondi e a un totale di 10 punti in palio, che cosa rubarono nel 1797 i francesi di Napoleone a San Daniele? 11 libri, 7 cavalli da corsa, una statua di marmo, le vetrate della chiesa. 11 lì, proprio 11, 11, bravi. Beh, bravi, chi lo sapeva questa? Chi lo sapeva? Walter se lo ricordava. Walter se lo ricordava, no? Questo... No, me l'ha suggerito Daniele. Che lui, anche lui se lo ricordava? Sì, che l'era anche lui, che volte. No, a lei un episodio comunque simpatico, cioè simpatico, insomma, i libri si sono chiamati in Francia, non sono tornati in Daur, però le simpatiche per sé, a poteva là tant pies, perché i francesi avevano una lista di libri che volevano portare via, no, ma che il problema è quello che il bibliotecari all'era un casinist di primerie, no, disordinato, non teneva le robe in ordine per noi, e che lo ha salvato perché non arrivava in acchiatà i libri, quindi sono arrivato a portare via il nome Undis, che non gli acchiatavi perché non era in apposta. Però, detto che ogni tanto a lavora mal, a si guadagna. Va bene, voi non sapevate questa cosa, no, infatti ti faccio i complimenti perché insomma non è una cosa così sì, ma vedi che semplice, aveva scontata da sapere, sì, veramente, bravo. Allora andiamo avanti perché ci sono altri quiz, quindi non preoccuparti. Andiamo a vedere il prossimo quiz. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti.
ad Aviano, beatificato nel 2003, dove è sepolto? Ad Aviano, Vienna, Udine, Roma. Non è a Udine. No. Ma è proprio a Vienna. È anche lì un grande suggeritore, questo, l'ho sentito fino a qui. Chi ti ha suggerito? Lui? Vedi? Lui lo sapeva? Anche tu, Claudio, lo sapevi? Sì, io sono stata... No, perdono, boh, qua che sono stata a Vienna. Sì, una delle robe che sono fatte, sono andata a visitare la tomba di padre Marco d'Aviano e alla Kapuzinerkirche. Ah! L'iglesia dei frari cappuccini. Sì. Che ha detto il per, i non comprendenti il tedesco. Va bene, andiamo avanti e vediamo il prossimo cubo virtuale, dopo vediamo la situazione delle Proloco com'è. Cultura, più punti e più tempo per pensarci e per rispondere. L'Università di Udine fu istituita nel 78 per iniziativa popolare. Quante firme furono raccolte? 15.000, 100.000, 125.000 o 50.000? Forgaria dice B e non è corretto. Pantianini risponde C ed è corretto. Bravi! Bravo, Walter. Hai avuto anche tu un suggeritore. Sì, Walter. Vedi che si fanno sentire anche i tuoi suggeritori finalmente, Anche tu hai firmato? No, ieri Picciu. Picciu, Picciu. Sì, in quel caso ieri Picciu. Cioè ieri già vecchio, ma ieri Picciu. Va bene. Allora, andiamo avanti, visto che ci avete preso gusto, adesso andiamo a vedere, anzi, chiedo alla regia se possiamo vedere il punteggio, com'è la situazione, se possibile, Forgaria 37 e Pantanico 13, vabbè, siamo ancora all'inizio, quindi c'è la possibilità di recuperare, andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale. Personaggio sorpresa, 30 secondi e 10 punti in palio, uomo di musica, nato il 19 aprile, attivo da oltre 20 anni, vegetariano e appassionato di yoga. Teo Teardo, Davide Toffolo, Marco Attilio Salvadori o DJ Tubet? È la A. Quindi rimane B, C o D come risposta. Infatti Anico può rispondere. Avete ancora 6 secondi. No, avete aspettato troppo. Era 0 ormai, era la D, ma avreste risposto B. Quindi... No, D, aveva detto giusto. Aveva D, però sì. Ha risposto no, a me non risulta. No, no, ho risposto, guarda, c'è la D schiacciata. A fracà D, ma non sai se i team sono... Ma con, con le tempistiche non so. Mancava un secondo, vediamo. Yes. Regista, verifica. Vediamo quanti punti. Sì, allora. Risposta. Oh. Ok, 5 punti, bravi. Bravi, bravi. Avete conquistato 5 punti, quindi bene. E tutti, adesso... Tutti personaggi veramente musicisti, eh? Sì, no, monadischi. Cioè che il foto di Il Prim è quello che DJ Tubet al secolo Mauro Tubetti. E chi altri sa, giusto per curiosità, Teo Teardi è l'autore di colonne sonore. E invece Marco Tilio Salvadori al Chiante con la Crazy Etilic Band. al Manchiave qui era Davide Toffolo e gli Allegri Ragazzi Morti. Quattro Allegri Ragazzi Morti. Ah sì, morti. Quello sì. Ecco, bene, questa è cultura generale del nostro Claudio Romanzin che segue tutte le band del Friuli Venezia Giulia, giusto? Specialmente dopo anche se va a bevi la birra. Ecco, cioè, lo immaginavo questo momento così culturale. Bene, è arrivato il momento più temuto delle Proloco, dico bene, regia? È arrivato anche il momento della sigla del nostro quiz, il nostro gioco in friulano in realtà, tra due lingue. Prima della pubblicità facciamo scegliere la busta, poi andiamo in pubblicità. A Pantianico che è ancora in svantaggio, quindi scegliete la busta, poi pubblicità, momento... Uno? Uno? Sì. Che cosa preferireste? No, vuoi la due?
Era no, Presidente ha detto due, si può cambiare, l'accendiamo. La capitana in questo caso si dice uno e uno, cioè... Allora la uno. Allora, io adesso non dirò le parole, cioè, nel senso che il gioco partirà subito dopo la pubblicità. Ma vorrei sapere, tu preferiresti dal friulano all'italiano o dall'italiano friulano? Dobbiamo dal friulano all'italiano. Dal friulano all'italiano ed è dal friulano all'italiano. Bene. Bene, quindi adesso stai tranquilla, qualche secondo di pubblicità e poi ritorniamo con il gioco in friulano, tra poco. Eccoci, ci siamo pronti per il gioco in friulano. La nostra Greta della Proloco di Panzianico ha scelto la busta 1. La busta 1 dal friulano all'italiano, sì. Un minuto di tempo, lo sai benissimo, dirò io la parola e tu me la dirai in questo caso in italiano, se sbagli si riparte dalla okay. prima parola. Quindi siamo pronti con la prima parola che è libri. 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 Librish. No, libri. Lo devi dire in italiano. Ah, libri. Libri. Libro. Quader. Quaderno. Sfuei. Foglio. Pene. Penna. Lapis. Matita. Evidenziador. Evidenziatore. Stecchie. Stecca. Compass. Compasso. Spice lapis. Temperamatite. Sì. Blank. Bianco. No. Libri. 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 Libro. Quader. Quaderni. Suoi. Fogli. Pene. Penna. Lapis. Matita. Evidenziatore. Evidenziatore. Stecche. Stecca. Compass. Compasso. Spice lapis. Tempera matite. Blank. Bianchetto. Bravi, 10 su 10. Bravi, bravi. Oh, dai, è andata. Sì, hanno l'air sbagliato blank, però l'argomento sì, era due robe di scuole, due robe di cancelleria di scuole. Caro Walter, voi avete la busta numero 2. Sì. E in questo caso dall'italiano al friulano. No. Come siamo noi qui con a Forgaria, con il friulano? Beh, a Forgaria c'è una bella parlata locale. Perciò... Ma cosa ridono dietro questa parlata locale? Perché non parla? No, perché ci sono delle parole anche, diciamo, che vengono utilizzate solo esclusivamente. È un po' conservativo. Guarda, c'è Bleon, per esempio. Bleon, sarebbe, sì. Ah, ok. Hai inserito qua Bleon? No. 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 Beh, quindi siamo a posto, no. Allora. Anche l'H Patianico, quindi qua sono tutti... si sono messe da, sono le pure religionde. Partiamo dalla prima parola in italiano che tu mi direi in friulano. Se sbagli, ripartiamo. Sì. La prima parola è cliente. Cliente. Commessa. Commessa. Cassa. Casse. Bilancia. Bilance. Etichetta. Etichette. Barattolo. Bossul. Negozio. Negozi. No. No. Cliente. Botteghe. Cliente. Client. Commessa. Commesse. Cassa. Casse. Bilancia. Bilance. Etichetta. Etichette. Barattolo. Bossul. Negozio. Botteghe. Insegna. Cartel. Sì. Sì. Mercanzia. Mercanzia. Mercanzia, 10 secondi ancora. 7, 6, 5, 4, sulla mercanzia diventa difficile. Il tempo è scaduto. Quindi è? Marchianzia. Semplicemente. Sì. Era più semplice di quanto pensavate. Insegna, poteva essere anche tabelle. Anche tabelle, sì. Sì, e l'ultimo? Scaffale. Scaffale. No, no. È una forma italiana, che è venite. Scansie. Scansie. Allora 8 su 10, non è male. 8 su 10, 8 su 10, bravi, no? Bene, anche bene. Loro, fatemi un applauso. È andata così, dai, non è male. Bravi i ragazzi di Panzianico che si sono ripresi. E infatti adesso sarei curiosa di vedere, chiedo alla regia se è possibile, di vedere il punteggio, ecco qua, Forgaria 45, Panzianico 28, però insomma adesso noi partiamo
con altri quiz e poi naturalmente, anzi, dopo lanceremo l'altro proverbio e poi ci sarà anche il momento del gioco dell'avversario, quindi ci sono ancora possibilità. Andiamo avanti con i nostri quiz e quindi con le vostre pulsantiere e andiamo a vedere il prossimo argomento con il nostro cubo virtuale. Sport, 15 secondi da 2 a 5 punti. Qual è il soprannome dei giocatori di rugby di Bagnaria Arsa? Mammut, cammelli, elefanti, zebre. Non è la A. Quindi, Pantianicco può rispondere. Elefanti, bravo Walter. Ha detto lui elefanti? Walter, sì. Ha detto Walter, Walter però di Pantianicco. Ecco. Elefanti perché? Lo sai? Perché che hanno il simbolo della loro società, tale un elefante. Ecco. Però sono anche sempre a Bagnaria, sono anche i mammut, che sono che sempre la stessa società, ma che cangiano a touch. Touch è la versione lisere del rugby, là che invece di buttarsi giù, di placarsi, di pacarsi, basta tocchiarsi. Quella là. Quindi lui è la versione light. Quindi, la versione light. Fisico, infatti no? Sei light. Da rugbista. Allora, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento e poi vediamo come sta andando. Nuovo canale YouTube che racconta le avventure di un gruppo di ragazzi friulani, come si chiama? Yup al tubo, Furlan sta al tubo, Furlan sa manette, non capisci su un tubo. Pantianicco dalla risposta, bravo! Non capisci un tubo è un'altra. Perché mi seguo. È un'altra sezione di non so da cosa, ma insomma. Come mai questa. È perché li seguo. Ah, li segui? Vedi che abbiamo trovato una. Sta da ora dei libri della Guarneriana, che altro sta da ora di YouTube e si compensa, capito. No? Brava! Allora, vediamo la situazione adesso, dopo questo exploit di Pantianicco. Vedete, Fondaria 45 e Pantianicco 40. Dai, piano, che ce la possiamo piano, fare, ragazzi, dai. Piano piano. Andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. D'anni, a fine estate Gorizia è sede di un insolito raduno di chi? Sceicchi arabi, coltivatori di orchidee, cosplayer, cani equilibristi. Bella. Non ci sono orchidee lì, cioè non ci sono i coltivatori qui lei, di orchidee, Legate all'orchidee. Non prende. Nessuno ha risposto. No, cioè io schiacciavo ma non. Hai schiacciato la C? Dopo che loro schiacciavo forse C. Forse hai schiacciato in contemporanea con loro e non ha preso. Può essere. Così, vabbè, comunque è andata così. Nessuno ha risposto, rimane la situazione, nel senso avete risposto in maniera errata e lui non è riuscito a rispondere correttamente, rimane la situazione come prima, insomma. Tu sei andato a Gorizia? Oh, di là perdut? No, sì. non sono stato, però mi aveva incuriosito queste robe. Per cui che non sa che magari al vivo un altro mondo, i cosplayer racing, i custom players, cioè si divertissero a vestirsi come i cartoni animati, esatto, sì. I personaggi dei cartoni animati, i supereroi, che robis lì, no? Va bene, andiamo avanti con il nostro prossimo cubo virtuale, andiamo a vedere il prossimo argomento. Enogastronomia, 15 secondi da 2 a 5 punti, dal pignolo vitigno tictono, autoctono friulano, si ottiene il vino omonimo, di che colore è? Bianco, rosé, rosso, ambrato? Sul mangiare e il bere non si sbaglia a Forgaria, eh? Bravi! Rosso, ed è anche buono! Cosa dite voi? Sì, sì, ma ha fatto prima. Invece voi solo mele, non bevete? No, no, altro. Avevo anche risposto giusto, ma arriva sempre. Arriva sempre veloce lui. Voi fate. Noi andiamo di sidro. Va bene, dai, andiamo avanti, non perdete la concentrazione. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Chiama il protagonista del celebre film Gli ultimi di David Maria Turoldo. David Maria, sbaglio sempre. Tonio, Carlo, Giuliano, Checco. David Turoldo.
Hai visto che bravi loro? Walter. È sempre Walter. Sempre Walter che ti dà le dritte giuste. Allora, io adesso sono curiosa di vedere il punteggio, perché poi nella prossima parte non lo vedremo, rimarrà la suspense. Ah, eccola qua. Oh, siamo lì, dai. Forgari a 50 e Pantianico 40. Cioè Walter è già teso, perché dice, oh, fino a pochi minuti fa eravamo in vantaggio e adesso avete un punto soltanto di distacco. Ma c'è il proverbio. Quindi sempre voi avete la possibilità di rispondere perché siete in svantaggio, ma poi se sbagliate diamo la parola a Forgaria. Lo vediamo assieme, poi in pubblicità ci pensate. Vediamo il proverbio. Se non de, non si ingroppe. Sta ridi. Mi fa ridere come mi guardi quando leggi il proverbio. Se non de, non si ingroppe. Allora, vogliamo capire che cosa si intende dire con questo proverbio. Qua sono già che si consultano dietro, ma facciamo così, che andiamo in pubblicità, così vi consultate e poi vi daremo la possibilità di rispondere. Se sbagliate, come sempre, Walter è pronto a rispondere con la Proloquo di Forgari nel Friuli. Ci vediamo tra poco, lo sapevo. Perfetto. Le Proloquo di Pantianicco e Forgaria nel Friuli qui in studio per quest'ultimo quarto di finale. Chi vince affronterà San Vito al Tagliamento in semifinale, quindi mi raccomando. Eravamo rimasti con un proverbio, lo rivediamo così poi Pantianicco ci darà la risposta, poi se dovesse sbagliare diamo la parola a Walter di Forgaria. Se non de, non si ingroppe. Cara Greta, provaci. Se non c'è niente, non si mangia? Se non ce n'è? Se non ce n'è? Non si fa niente, non si mangia, non si combina. Non si combina? Si combina o no? Non si combina. No, non si combina. Non si combina, allora Ninga Forgarie. Caro Walter, è andato in crisi? Cosa succede? Cosa hai detto? Pensavi anche loro di mangiare. Allora, ingroppa, sentilo, lo dice anche magari a certe volte ragionare, se no se non de, non ti ingroppi, cioè se non de, non ti ragioni, se è inutile insegnare di un se proprio te non ride. Quindi, se non de, allora ci voglia di. Cioè, se non sono i numeri per poter capire, è inutile insistere a far fare alca a qualcuno che non capisce, non arriva, perché non si ingroppa, cioè non arriva. Allora, c'è fatica per dire, sono le stupide. Sono le stupide, ecco, che la vuol dire. Sì, alle richieste il significato. Quindi diamo 5 punti a voi. Sì, perché che sa non de, non si ingroppa. Intanto l'espressione deriva dal lavorare, in realtà dal lavorare in filande, no? Quando si ingroppa i fi, la sede, no? Che sono gli ingroppini che fanno il lavoro. Mm-hmm. E quindi se non de materiale, non tu puoi disingroppare. Cioè. Ma si dopre che il proverbio che è proprio del Pardisi, che se un non sa non de dentro dal chiaf, alle Dudi Band, no? Non si ingroppa, non si fa nulla. Quindi giusto. Allora, in quel senso. Allora, che bravi. Eccole qua, sono pronte. Abbiamo un momento di sigla, così Pantianicco sceglie la busta. Quale? La 4. 4. Perché tu preferiresti? Dall'italiano al friulano. La busta 4 è proprio dall'italiano al friulano. Bene. E si parla di frittata. Perché lui ha fame, no, stasera, quindi deve tirare fuori tutte cose legate al manghià. Ognuno al tire lega al suo mulino. Udimi. Per fare la frittata, busta 4, io dirò in italiano, tu in friulano. Partiamo dalla prima parola che è... Uovo. Ouf. Sale. Sal. Latte.
Lat. Formaggio grattugiato. Formaggi grattati. Cipolla. Cevole. Patate. Patates. Zucchine. Cochins. Albume. Albume. Blanc di ouf. Luppolo. Spat. No, uovo. Ouf. Sale. Sal. Latte. Lat. Formaggio grattugiato. Formaggi grattugiati. Cipolla. Cevole. Patate. Patate. Zucchine. Cochins. Albume. Blanc di ouf. Luppolo. Urtichons. Padella. Padiele. No. E uovo. Ouf. Sale. Sal. Latte. Latte. Formaggi grattati, cevole, patate, cochins, zucchine, blandi ouf, albume, zucchero, urtichons, a padella. Fersorie. Fuori tempo. Lì mi sa che all'ultima la dite si furtimp, fersorie. Comunque nuf, non è male, su 10. Sì, 9 su 10. Bravi ragazzi. Sì, 9 su 10. A te tocca la 3? Dal friulano all'italiano. Sì, ecco, sei sempre triste frittà, questa cosa. No, no, non fosse no, importante. No, no, vonde frittati, scumò, è la torte, no? La torte. Beh, sì. Per fare la torte, va ad aggiungerci un dolcetto. Allora, io parto con la parola in friulano, tu in italiano. Partiamo con la prima. Zucker. Zucchero. Cioccolate. Cioccolata. Uvette. Uva passa. Creme. Crema. Chiariesutte. Ciliegina. Miel. Miele. Sponghie. Burro. Levan. Lievito. Farina di flor. Farina 00, farina bianca. Pane sbattute. Ah, è panna montata. Bravo, la torta è fatta. Bravo. 10 su 10. Ma perché è la signora che fa le torte, no? Capisco sì. Io che lei sa tutto. Non si può fare pubblicità, ma insomma. Sì? No, ma io l'ho detto perché sapeva tutto e ho pensato. È una che... rinomata trattoria. Ah, di... vedi, è una che sa far da mangiare, ho capito io. Allora, parliamo di voi, perché è arrivato il momento di presentare le iniziative delle Proloco con la presidente di Pantianicco, Monica, giusto? Esatto. Che buonasera. Ci racconta un po' quelle che sono. Le prossime iniziative. Certamente. Allora, intanto voglio comunque ringraziare tutte le persone che ci hanno votato e bravo. Ci hanno permesso di essere qua di nuovo questa sera, che ci fa piacere, ci divertiamo sempre molto. Conosciamo anche in modo approfondito le altre Proloco che ci battono, ma insomma non importa, l'importante è conoscersi e chissà, magari poi la ruota gira, quindi un'altra volta può toccare a noi. Quindi grazie bravo. Comunque a tutti per i voti. E per quanto riguarda invece le nostre iniziative, beh, voi sapete tutti che la Proloco di Pantianicco è famosa per le mele, quindi la nostra proposta insomma saranno le mele. Quest'anno l'idea è di, salvo complicazioni che tutti sappiamo, è di proporre insomma la mostra regionale della mela come tutti la conoscono, quindi con i due weekend che saranno a fine settembre e il primo di ottobre. Quindi ancora adesso siamo in fase di definizione con tutto il programma, sarà ricco perché insomma due weekend sono lunghi, quindi avremo tante cose. E vi invito per seguirci e capire insomma quello che succederà, a seguirci insomma sulla nostra pagina Facebook su Proloco Pantianicco. Bene. Ma prima di quella data abbiamo insomma altri appuntamenti, perché saremo presenti a Sapori di Proloco. Bene. Che sarà adesso a maggio, due weekend di maggio, e poi ci sarà anche Friuli Doc, insomma l'idea di esserci. E questo è. E poi ci saranno insomma altre cosettine che andremo a organizzare e quindi l'unico modo per scoprirle è seguirci sulla pagina Facebook. Sì, siete social, come si esatto, dice. Bravi, sì. Bravi. Vi seguiremo per conoscere grazie. Tutte le vostre iniziative e aggiornarci appunto alle novità. Forgaria nel Friuli, siete social anche voi? Certamente, certamente. Certamente. E anch'io ringrazio tutti gli amici che ci hanno votato, che ci hanno dato i like, tanti, tutti, quelli, voi, sì, tutti sì. Coloro che hanno raccolto anche i coupon che li hanno portato, perciò grazie veramente a tutti. Per quanto riguarda il nostro programma di attività,
Come ho detto l'altra volta, noi siamo una Proloco che è ripartita da 2 anni e ha il grande obiettivo di promuovere il territorio nel suo complesso, perché a Forgaria abbiamo, diciamo, le associazioni che si occupano delle varie feste, delle varie sagre paesane, no? Che subito andrò anche a richiamare alcuni eventi, come linea principale che ci siamo posti quest'anno è quello di promuovere veramente il territorio. A Forgaria ci sono una 50ina di chilometri di sentieri, li stiamo sistemando, li stiamo pulendo e abbiamo un programma di 2 passeggiate a tema per ogni mese, perciò un'attività che si svolge per l'intero anno. Passeggiate di, sulla natura, fare le foto, adesso è nato un nuovo progetto ultimamente presentato da poco, Riscoperte, che promuove l'archeologia e i piccoli musei, no? Collaboriamo con il Museo Storico di Ragogna per le passeggiate storiche, no? E così via. Andando sugli eventi, partendo da maggio, che è il prossimo mese, perché ormai siamo a metà aprile, l'8 maggio abbiamo una passeggiata gastronomica, cominciamo alle 9 del mattino, finiamo alle 5 del pomeriggio. Io mi segni come ho detto, capinotte. No, ad esempio, giugno abbiamo, diamo supporto alle scuole per gli ultimi giorni di scuola, per gli spettacoli di fine anno. Ah. Il 18 giugno avremo Folkest a Forgaria, a San Rocco, in mezzo a una bella zona panoramica con, sì, diciamo, una serata particolare. Il 21 giugno faremo la festa della musica e sempre a giugno ripartirà, cosa importante, Trota in Festa con l'associazione di Cordino, che noi ovviamente promuoviamo e portiamo avanti. A luglio ci sarà la nuova edizione di Forgaria Arena, che ci ha visto i protagonisti nel 2020 e nel 2021 al posto delle varie sagre. L'abbiamo concentrata in un weekend, 4 serate di musica di alto livello con grandi nomi. Faremo una conferenza stampa, non dico niente ancora adesso perché non è ufficiale, però diciamo l'obiettivo è che nel giro di un triennio questo appuntamento del secondo weekend di luglio sia qualcosa che sia atteso a livello regionale e anche oltre. Sempre a luglio ci sarà la ripresa della sagra della festa del Carbine a cura della frazione di Flagonia. Ad agosto ripresa della festa di San Lorenzo, la festa in piazza organizzata dall'amministrazione comunale alla quale partecipano tutto il paese, anche gli esercenti, una festa in piazza con la partecipazione di tutti. Settembre speriamo di tornare a Friuli Doc come l'anno scorso. Ottobre ripartiranno le passeggiate autunnali, perciò castagnate, perciò zucca, ci sarà qualcosa con la zucca. Novembre riposiamo un po', a dicembre, iniziative natalizie, inizieranno con la passeggiata a Scurpalciuc, notturna, da Cornino su fino a San Pilciuc, sempre Cornino i protagonisti, e concluderemo con il nostro concerto gospel e in tutta questa cornice ci dobbiamo aggiungere tutti gli eventi della riserva naturale di Cornino dove ci sono i grifoni. Bravi! Loro non guardano la televisione praticamente, cioè loro sono talmente ricchi di eventi che... Ma non fa tutto questo, colgo l'occasione per ringraziare tutti i volontari intervengono e che danno una mano. Quello è importantissimo, facciamo un applauso a tutti i volontari che lavorano dietro tutti questi eventi. Però adesso avete sentito tutti i loro eventi, voi avete raccontato le vostre, adesso è arrivato il momento del gioco dell'avversario. Cari Proloco, cari concorrenti, è arrivato il momento decisivo. Una domanda che faremo a Pantianicco su Forgaria nel Friuli. Preparate la grafica, la leggerà il nostro Claudio Romanzin. Vedo già la tensione che corre, il sudore, insomma sono tutti tesi a Pantianicco. Vediamo. Quali sono i 2 prodotti artigianali tipici esposti alla Casa della Manualità a Cornino? Quindi in generale i prodotti artigianali tipici di Cornino, sono 2 molto conosciuti. Mi consulto. Sì, sì.
Loro avevano... Allora mi dicono... Ecco qua, pronti! Mi dicono utensili in legno e cesti intrecciati. DJs? Allora... Cos'è? Sì e no. Amidising sì e no, dica. Eh beh, in ma realtà, sei tu il giudice qua. Allora, uno è assolutamente just, che è il J. Sì. Il J è assolutamente just. Che l'altro, in effetti, è un impress di Len, qual però? Tentate. Provate a pensare. 5, 4, Mestolo? Mestolo? Mestolo. Marchiel? Ha detto un mestolo? Marchiel? No. Allora no. Non sai, dal Jay, al Jay, al Koski, vestite, guardate, c'è coventi, al Jay, al Koski. A porta c'è. Ma... A portare il Feng, allora c'è coventi perché passo il Feng? Iris Kiel. Però... è un po' troppo. Non possiamo generico. Darla per buona, mi dispiace. Comunque ci siete. Comunque la stessa severità sarà applicata di qua. Quindi adesso andiamo a vedere e la leggiamo con Claudio la domanda su Panteanicco per forgare nel Friuli. Come si chiama il premio regionale istituito dalla Proloco di Panteanicco? Guarda disperato. Il premio regionale. Cioè... Ma pensando alle mele, fanno le mele, sarà qualcosa legato alle mele. No, ma un premio regionale, la torta di mele. La torta di mele. No, sbagliato. No. Si chiama? Mela Friuli, bastava Mela Friuli. Mela Friuli. Mela Friuli. Mela Friuli. Mela Friuli. Mela Friuli. No. Questa... Nuia ce fa. Hanno studiato pochi. Hanno studiato pochissimo. No, ovviamente ci siamo... No, sì, giusto, non... Ai. No, sì, sul avete pensato... No, se si è andati sul sito, sul corpo. Sì, avete studiato altre cose sul territorio, ma di meno sul... Sulla legati insomma alle peculiarità della Proloco, forse avete parlato più, cioè avete studiato più sul territorio. Sul territorio, vabbè. Seguendo anche allora, le trasmissioni. Io adesso chiedo alla regia una cosa: c'è un vincitore o dobbiamo fare una domanda a spareggio? Abbiamo il vincitore, quindi abbiamo la Proloco che va in semifinale. Andiamo a vedere chi è, chi affronterà San Vito al Tagliamento. Panteanicco 58, Forgaria 65, va in semifinale! Bravi! Bravi, bravi! Allora, adesso le invitate al museo a vedere tutti... Dovete andare, così valutate tutto quello che c'è. Certo. Giustamente. E loro verranno a Panteanicco da voi nel momento in cui ma con saranno mal che noi dite che gestiamo anche il museo dei jazz e dei vestieri. Infatti, intanto che voi altri sieri che contavi c'è chi facevi, se mi venivi in sgriso, perché dite sacramente, e tu dos domandis le adis proprio alle attività degli sprolocos che sono sul sito internet dalle prologhi allora di meglio che facciamo parlare no? Dopo e dunque dalla prossima volta facciamo basta Evonde, prossime volte nome sui paesi. Ragazzi, grazie per essere stati in nostra compagnia e, insomma noi verremo a Panteanicco comunque certo, vi a provare aspettiamo. Le vostre specialità anche quindi veniamo sicuramente e i vostri social su Facebook vi cerchiamo così seguiremo tutte le vostre iniziative. Grazie a Panteanicco. Forgaia nel Friuli torna, affronterete San Vito, studiate tutto su San Vito al Tagliamento, dovete studiare tutto su San Vito al Tagliamento, perché una domanda su San Vito al Tagliamento ve la faremo, okay? Ok? Quindi, alla prossima con la prima semifinale, grazie a Claudio Romanzin, grazie mille. Grazie a Francesco, Chiara e Simone, grazie ragazzi, alla prossima, buona serata.